Benvenuti all'ultimo appuntamento, anzi il penultimo, l'ultimo seminario però di documentaria. Oggi abbiamo come ospite Petra Staffast, fotografa olandese, nonché cofondatrice di FW, che è un'organizzazione indipendente che si occupa della realizzazione di progetti fotografici di vario tipo. In particolare svolge una intensa e importante attività editoriale, della quale in realtà qualcosa già ieri Hans Grammen ha mostrato. Io ritengo, cioè noi abbiamo voluto invitare Petra e Hans perché riteniamo che loro possano costituire davvero un esempio per chi voglia muoversi nel campo della fotografia contemporanea in maniera indipendente, perché loro sono un'organizzazione indipendente, però ai massimi livelli. Cioè riteniamo davvero che loro possano essere un esempio anche per noi, insomma, per essere espliciti. Petra ci parlerà non solo di FW, ma comincerà parlando dei propri progetti personali, in particolare di Libero, un progetto che ha realizzato in Italia in maniera, credo, in realtà abbastanza casuale, però in realtà fu anche il progetto per il quale, insomma, ci siamo conosciuti, perché decidemmo io e Federico Covre, che è qui presente, di includerla, insomma, nel nostro progetto di documentary platform. Anzi, fu l'unica autrice non italiana che includemmo in Visions and Documents, che fu questa box che realizzammo 3 anni fa e presentammo poi al Festival Internazionale di Roma. Dato che siamo alla fine ormai di documentaria, io volevo un po' così, insomma, spendere alcune parole di commiato, ringraziare tutti quanti quelli che sono intervenuti, naturalmente. Abbiamo avuto un pubblico, insomma, sempre numeroso. Ringrazio i docenti, anche se, a parte i presenti, insomma, non ci possono sentire, anche se in realtà andiamo in streaming, quindi chissà. Ringraziamo Arti, che ha finanziato il progetto, quindi ci ha dato questa, insomma, bellissima e straordinaria possibilità. Ringraziamo la Mediateca regionale, che ha ospitato una parte delle nostre attività. Noi siamo, cioè l'associazione Lab, Laboratorio di Fotografia, Architettura e Paesaggio, il soggetto proponente, ma ci sono stati altri partner, il Laboratorio di Ricerche Visuali sul Paesaggio dell'Università di Bari, che ringraziamo perché ci ha offerto l'altra sede che abbiamo utilizzato, quindi l'Aula Stifano di Palazzo Ateneo, l'Ala Lab, che ha curato la comunicazione, la bellissima grafica che, insomma, penso abbiate potuto apprezzare in tutti questi giorni. Caratteri mobili, Magma, Arti Media, nonché i nostri partner tecnici, Arti Grafiche e Favia, che ci ha stampato questi flyer, Camarda SRL e Crack Crack, che ci hanno aiutati con l'allestimento di Little Big Press, la mostra che abbiamo organizzato la settimana scorsa. Credo che sia tutto. La parola a Petra Stavas, e grazie ancora a tutti, insomma, quelli che hanno reso possibile questa bella esperienza. Nel pomeriggio concludiamo con l'ultima parte del workshop di Hans Grammen. Petra, a te. Ok, grazie Michele.
per invitarmi. Non parlo bene italiano, solo un po', parlo un po' calabrese, per è più difficile. So we switch to English, unfortunately. I would love to be able to speak fluently Italian to you, but just a few words of Calabrese accent. So, well, you see, you know, of course. It's, I must say, this is the first time that I do this lecture to an Italian audience. So that's a bit scary, actually, because you are more familiar with the subject, maybe even more than I am. So, I don't know. Quindi passiamo subito. Ah, sì. Ok. Quindi passerò all'inglese, sfortunatamente. Mi sarebbe piaciuto molto potervi parlare in italiano in maniera corrente, ma so giusto qualche parola di calabrese. Come voi potete vedere, adesso cominceremo il seminario e devo dire che è la prima volta che mi rivolgo ad un pubblico italiano, quindi sono un po' spaventata perché probabilmente voi conoscete molto meglio di me l'argomento del quale andrò a parlare. So I'll try to, you have to see that this is all from a non-Italian point of view. This is the excuse on forehand. So I live in the Netherlands, and once friends of mine who live in Calabria, they invited me to come because they thought that maybe from my interest in places or things that are in an in-between state, I would find it interesting to come there. E quindi mi scuso innanzitutto perché vorrei partire precisando che tutto quello che vedrete è qualcosa che è stato visto da un punto di vista non italiano. Ora, io vivo nei Paesi Bassi e un mio amico mi ha chiamato una volta, mi ha invitato a raggiungerlo in Calabria, un mio amico calabrese, perché riteneva che forse sarebbe stato interessante per me osservare quello che avviene proprio a metà strada tra questi due mondi. So I went there and not really had an idea what to expect, and I must say that I immediately fell in love with the place. I felt sorry for there was a lot of damage just by people not taking care of their houses, families moved away. Well, I think you all are quite familiar with that subject. But for me it was quite a shock. I mean, I knew it existed in the south of Europe, but to see it for the first time in real life, it was really shocking, but also intriguing, because then you feel that something was there and it isn't there anymore. So, I mean, there has been a story to this series of events. I mean, this series of events is a story in itself, and I really wanted to depict that, but at the same moment, I felt that just photographing the ruins of what was there now wasn't enough. So when I was there, I took a lot of photos from all the clichés you can think of, like laundry hanging outside a house, all black because only old ladies live there. They're dressed in black because they are widows, and well, ruins of houses that used to be beautiful and now only just a few stones. So all this cliché. So when I was there, I was quite happy. And then I flew back to Holland and I developed my films. And then I looked at it. I thought, oh, this is not nearly 1% of what I feel when I am there. So like this story, I couldn't really find a way to photograph it. E quindi quando mi sono in Calabria non avevo assolutamente idea di quello che avrei trovato. La mia prima impressione, la prima sensazione che ho provato è stato un immediato innamoramento. Certo, avevo un senso di dispiacere vedendo tutte queste rovine, queste case abbandonate completamente dalle loro famiglie. Voi conoscete bene la storia, molte di queste famiglie avevano lasciato le loro abitazioni per emigrare e quindi al posto di queste case che un tempo erano curate c'erano solo delle rovine. All'inizio
all'inizio per me è stato scioccante. Avevo sentito parlare del Sud Italia, avevo sentito parlare di queste cose, ma vederlo per la prima volta così in maniera viva e reale per me fu un vero e proprio contraccolpo. Ma al tempo stesso questa cosa era estremamente intrigante. La cosa intrigante era scoprire qualcosa che un tempo esisteva ma che adesso non c'era più e che già di per sé raccontava una storia, una serie di eventi. E quindi mi venne voglia di rappresentare, raffigurare questi eventi. E come? Avrei potuto certamente fare tantissime fotografie, ma questo non sarebbe stato abbastanza e di fatto lo feci. Scattai migliaia di fotografie a tutte queste case, fotografie standard si potrebbe dire, cliché, la casa dall'esterno, le rovine delle case, le rovine di quelle case che un tempo erano bellissime ma di cui rimanevano solo delle pietre ormai, e le fotografie delle donne vestite di nero che stavano sulla porta, sulla soglia della casa, perché vestite in nero perché quasi tutte vedove, fotografie abbastanza solite. Quando tornai a casa mi sentii molto felice, ero molto felice di quello che avevo visto e cercai di sviluppare proprio il filmato delle cose che avevo fatto, di realizzare il mio progetto. Eppure mi resi subito conto che non era quello che volevo e che quello che stavo rappresentando, quello che stavo sviluppando, era l'1% di quello che veramente avevo provato andando lì e vedendo quelle cose direttamente sul posto. So the first time I went there was in 2003, and every time I came back to Holland I had this disappointment, and then I came back because, like I said, I kind of fell in love with the area, and there was always a place for me to stay, so it was also a nice combination within this hectic life of working and living in Amsterdam and then going to this remote village in the mountains in Calabria. So I kept going there once or twice a year, and first I started going a week, and then I started going a month, and then sometimes twice a year a month, so I spent a lot of time there. But it took me all the way to 2007, so 5 years, 10 trips, to really find an entrance to the story. I mean, like picture, in pictures, but also in a story. Quindi la prima volta mi sono recata in Calabria nel 2003, poi sono tornata in Olanda, poi sono ritornata in Calabria perché questo posto, come vi ho detto, aveva suscitato in me una sorta di innamoramento. Eppure era bello questo passaggio dal mio paese alla Calabria, questa vita frenetica in Olanda, in Amsterdam, per poi passare invece a trascorrere un periodo di tempo in questo remoto villaggio della Calabria, abbandonato e solitario. All'inizio sono stata una settimana, poi un mese, poi 2 mesi, però devo dire che il progetto è stato completo solamente nel 2007, quindi dopo ben 10 viaggi e 5 anni, affinché io fossi in grado poi di tracciare una storia, non soltanto con le fotografie, ma proprio di delineare la storia che volevo rappresentare. So in 2007 I finally found a way to enter the story, and then it took me 2 years to complete it, but we'll see everything in images. I'll start now actually. Quindi ci ho messo 5 anni per entrare nella storia e poi 2 anni proprio per completarla e realizzarla. What I did do was from the beginning, without really knowing what I was doing at the time, I took a lot of photos, but I put my tripod in the doorway of my little house where I was staying, and I always work with a fixed lens, so I cannot zoom in or out. It's really this is the frame, and what I really loved is that within this frame of my 55 millimeter, or no, is it a 70 or 80 millimeter lens? I don't even know. The village fitted exactly. So I took this image for many, many times over the years, without really knowing that I did that so many times. But when I started to make a book and an exhibition out of the story, I really found a lot of images that were almost alike.
And this is also the introduction to the project. So this is what you see here is Isca Sulle Ionio. It's a really, really small town. Can you repeat the name? It's Isca Sulle Ionio. So what you see here in the background is the Ionian Sea. And the Isca is located opposite from Lamezia, underneath the Thau, I would say. E quindi ho cominciato il mio lavoro senza avere un'idea precisa. Non sapevo bene che cosa stessi facendo, però la prima cosa che ho fatto è stato di scattare delle fotografie. Quindi dalla mia casa, dalla mia abitazione, io ho fissato sul treppiedi la mia camera fotografica, la mia macchina fotografica, ad una lunghezza prestabilita, quindi fissa, e con i 55, 60, 70 mm, adesso non ricordo bene, ho inquadrato il paese e ho scattato. E la cosa strana è che il paese rientrava perfettamente in questa inquadratura, tanto che io ho scattato tante volte la stessa immagine. E quando poi ho dovuto selezionare le fotografie non solo per il libro ma anche per la mostra, mi sono resa conto che ne avevo fatte moltissime, simili, molto simili uno all'altro, e così è nato il mio progetto inizialmente. Questa è stata l'introduzione di questo paese che si chiama Isca Sulle Ionio e che si trova proprio più o meno di fronte alla Lamezia e che dà proprio, si affaccia sul Mar Ionio. And just on a side thing, that for the photographers among you, I work with a mid-format camera. It's a Mamiya on a tripod. It's a RB, I don't know, 6x7 negatives. Yeah, 7 negatives, yeah. Allora, per i fotografi qui presenti, io ho lavorato con una macchina fotografica mid-format, medio formato, 6x7, con negativi 6x7, scusatemi se è comprensibile. Ok. So if the photographers among you will recognize... I fotografi possono ben comprendere, quindi il tipo di... But because then you also know that it's, I don't shoot like an unlimited amount of photos because I work on film. Maybe that's also nice information to know. Quindi io non lavoro proprio su una quantità illimitata di fotografie, perché lavoro anche sul filmato, quindi potrebbe essere una informazione interessante per i presenti. Ok. So you see... So like I said, I was there for many, many years, photographing only the clichés. And then, because I was there for such a long time, people recognized me and I became friends with some people. And they, without really being able to tell them myself what I was looking for, they kind of knew what I was looking for. So one day I came back and then a friend of mine said, you should really take a look in that house, this house. You see here, which from the outside I didn't even know it was abandoned, but it was abandoned. And which was really strange because the door was inside a little alley, which you really had to know that it was open only by entering the alley, which already felt like being an intruder. But she convinced me to go there and. So I went in. You see the... it's hard for you to see, but here you should be able to see that the door is open indeed. E che cosa è successo? Quindi, poiché ho trascorso molto tempo in questo paesino, ho cominciato a scattare delle immagini più o meno standard. E però col passare del tempo la gente del paese ha cominciato a conoscermi, quindi mi sono fatta degli amici. E senza che io avessi chiaramente detto che cosa stavo cercando, loro probabilmente l'avevano intuito anche meglio di me. E quindi un giorno uno di questi miei amici mi ha detto che sarei dovuta andare a vedere una casa abbandonata.
la casa infatti che vi ha mostrato in precedenza. Apparentemente dall'esterno la casa non sembrava essere una casa abbandonata e in realtà c'era una piccola stradina e poi un corridoio per accedere all'interno della casa. Io mi sentivo quasi una ladra ad entrarci così, ma poi il mio amico mi convinse e così lo feci. Vedete, è un po' difficile magari dalla fotografia riuscire a capire, però è proprio così, c'era una viuzza e poi una strettoia, un piccolo corridoio da cui si poteva accedere in questa casupola la cui porta era aperta. So, well, here you see some images from the house. Queste sono alcune delle immagini della casa. And this was really strange because I did see a lot of really abandoned, like empty houses that were already falling apart, but I never saw this kind of in-between state that you feel there's still some life in what you see due to the things that are in the house. But you also see that hasn't been used for quite a while. So this was, I must say that I was really had mixed feelings, because when I entered I had a feeling of sadness because of what I saw, this beautiful house with really, you can immediately see that somebody really arranged the things in the house, decorated the house with lots of love. So that was the sad feeling that this was all gone or not in use. But I couldn't help myself feeling a bit happy also, because now I immediately knew this is something that I can, that where I can depict what I am looking for all these years. This is really the perfect subject for me to put my story in visually. Quindi era abbastanza strano perché avevo visto tante altre case abbandonate, tante altre case vuote, ma non avevo mai visto una casa così, una casa in cui si avvertiva un conflitto di sensazioni, cioè da una parte sembrava che ci fosse ancora della vita in questa casa, ma dall'altra parte invece si comprendeva bene che era ormai da tanto tempo che non ci abitava più nessuno, e quindi dentro di me sentii questo sentimento e queste sensazioni che si alternavano. Dapprima provai una profonda tristezza per questa casa così bella, che si vedeva era stata curata e arredata con cura, qualcuno aveva dipinto le pareti con molto amore, l'aveva arredata con amore e adesso non c'era più nessuno. Però devo dire che non potei non sentirmi felice, perché era proprio quello che cercavo. Dopo 7 anni di ricerca capii che era quella la casa che sarebbe stata la protagonista della mia storia visiva. And this is actually the first room that I saw when I entered. And immediately here, you see, and also here and here, that everywhere there were, there were documents and pictures scattered around the floor or on the bed. Even here you see also a letter, I guess. And I didn't touch anything because it was really exciting. Now here it's quite light, but this is because I exposed my film for quite some time. But it was a bit darkish, and I already felt a bit scared going into a house that wasn't mine. And it was really smelly because cats lived there, and they peed everywhere, and they were running around while I was there, like who's this lady entering our house? And so it was like a really a sensation for all, in several ways. So at first I didn't dare to touch anything, so I just looked around, was happy and sad at the same time, and went back to my Calabrian house or my friend's house, and really had to breathe and rethink what I just saw. And then a few days later I decided on going back,
with someone because I didn't want to be there alone, to be honest. And we took a few plastic bags because I was really convinced that I want to rescue all these images that are laying on the floor. And so I did. And I'll just make a really big jump in time towards one of them. This is this image. So it's really hard to show the things in chronological order because then it can be like a really dull story for you to listen to. So sometimes I make a few jumps in time. Questa è la prima stanza. Can you show the first picture? Yeah. Oh yeah, sorry. Questa è la prima stanza nella quale mi sono imbattuta e come potete vedere ci sono dei documenti sparsi dappertutto. Qui una lettera, probabilmente sul letto, sparsi per tutta la casa. La prima volta io non toccai assolutamente nulla, anche se ero molto eccitata davanti alla visione di questa casa, però voi adesso la vedete illuminata perché per una questione tecnica della fotografia, ma quando io ci sono entrata in realtà era molto buia, quindi non ho osato toccare nulla perché tra l'altro non era casa mia. E poi c'era anche un'altra questione, avvertii subito un cattivo odore perché c'erano dei gatti dappertutto che avevano ovviamente utilizzato come casa loro quella casa, e quindi non appena entrai i gatti scapparono, come a dire chi è questa intrusa, c'era la pipì dei gatti ovunque, quindi fu una sensazione abbastanza spiacevole, quindi per quella volta io decisi e non osai toccare nulla, semplicemente guardai intorno con questo sentimento misto di tristezza e di felicità e poi decisi di tornare nella mia casa calabrese o nella casa insomma dei miei amici, dove potei riflettere, ripensare a tutto questo. E dopo qualche giorno ritornai in quella casa e poiché ero un po' impaurita mi feci accompagnare da qualcuno portando delle buste di plastica. Infatti ero determinata a salvare queste immagini, a salvare le immagini che avevo visto sparse sul pavimento. E poi adesso faremo un salto. The next picture. Thank you. Adesso faremo un salto nel tempo con queste immagini. Ecco, le immagini che ho trovato non ve le mostrerò in ordine cronologico perché potrebbe essere anche abbastanza noioso, quindi vi porterò con me a fare dei salti da una parte all'altra in maniera non cronologica. So and I must say that the first time I went there I didn't touch anything, but I also didn't make any pictures, so I knew, I mean, the house wouldn't go away. So I had the time. E quindi la prima volta non solo non ho toccato niente, ma vorrei precisare che non ho neppure fatto delle fotografie. Sapevo che la casa sarebbe rimasta lì, non si sarebbe mossa comunque. So I returned and I started making pictures and collecting the photos. E quindi tornai per raccogliere le foto e le foto sparse per terra, i documenti, e per farne di nuove. And because I was doing that kind of the same time, so picking up all the photos and looking at them, then something really strange happens in this situation. Because sometimes I would see a photo and then look up and I would stand in the same scene as in this photo, and this is one of the examples actually. So at that time I had no idea who these people were. Yeah, I mean, I could imagine that they lived there or had lived there. And this is for example this scene, so you see how beautiful it was and with everything full and really richly decorated, and then this was the place I was looking at while looking at the photo at the same time, so the story was really it was there for me just to pick it up, literally just to make images and pick up the photos, and this in itself was already a story. E capitò una cosa strana mentre io mi accingevo a raccogliere le fotografie e a guardarle. E spesso mi capitava tra le mani di avere una fotografia con una scena che era esattamente
ambientata nella scena, nella stanza nella quale io mi trovavo. Quindi ecco, questa immagine per esempio rappresenta queste persone, io non sapevo chi potessero essere, probabilmente supponevo che fossero le persone che abitavano in quella casa, nella sala da pranzo, e la stessa sala da pranzo, così bella, così piena di fiori, di mobili, eccetera, la stessa sala da pranzo era quella davanti alla quale mi trovavo io adesso. Quindi in realtà la storia era già lì, pronta per me, mi bastava solo prenderla, la storia si stava raccontando da sola. And here you already see that people went in the house robbing the like burglars, stealing, looking for valuable stuff, because I mean you see it here, it's almost like in a movie where somebody comes in a room and then takes out everything out of the closet to look for valuables and then leaves. And this is in the most rooms, it was the state of the house that you could really feel people entered and really made a mess of the house. So this was besides that the house was empty and nobody lived there, this was also quite shocking for me to see how rude people treated this place. E un altro elemento scioccante per me fu rendermi conto che queste case erano state svaligiate, cioè si vedeva proprio la traccia di ladri che c'erano passati alla ricerca di qualcosa di valore per poi andar via e lasciare il caos. Questo è proprio come l'immagine di un film, vedete, si ha proprio l'idea di qualcuno che è passato, ha aperto i cassetti, la credenza, ha buttato tutto all'aria e poi se n'è andato. E quindi lasciando una gran confusione. Quindi il primo shock fu proprio di trovare questa casa vuota, il secondo shock fu proprio di rendermi conto di come brutalmente queste persone avevano trattato questa casa. Here, same situation here. Yeah, you see the state of the photos, especially this one, I think ecco, la stessa cosa era anche nelle altre stanze, infatti vedete la stessa situazione qui, vedete anche in che stato si trovavano le fotografie. And also there, because the roof was leaking and the images were just laying on the floor and the moist would come there. C'era anche un problema di umidità nel soffitto, quindi c'erano uno sgocciolamento dal soffitto stesso, quindi le fotografie erano anche in cattivo stato, sparse sul pavimento. And this image I really want to focus on for just a bit, because I think the image is made around late 60s, say. It's just a guess, because there weren't any dates on the back. But I think it's really odd that someone would take a photo without people. So for me, because I have to really fill in the story myself for the most part, is that they really love their house. I mean, if you make a photo in the time that photography was a rare thing, I mean, now we take photos of everything, but in that time it wasn't so common. So that you would use your valuable film to make a photo of your room. So this was really like, they really love the house. And I was standing there, and you see here, this is nice that they also photographed the chairs? No, this one, the door, the, I don't know how the do you frame? Call it, the frame of the door, well, you know what I mean. which I also did, because you want to have as much as possible of these rooms as you can get, so then sometimes, by accident, you also photograph this frame of the door, so which I did too. I have a different, scale of photos, but so yeah, you see here it's... Ecco, questa immagine vorrei in particolare attirare la vostra attenzione su questa immagine. È un'immagine che potrei datare come risalente agli anni 60, anche se dietro alle fotografie non è riportata alcuna data. Ma ciò che è insolito di questa fotografia è che non ci sono persone. Ora, è veramente strano che negli anni 60, e questa non era una cosa molto comune, delle persone comuni utilizzassero il prezioso film della macchina fotografica per fare delle foto
a una stanza dove non c'erano persone. Quindi questo veramente mi diede una stretta al cuore, mi sentì veramente stringere il cuore forte, perché cominciai a capire la storia di questa famiglia, cominciai a capire che per loro la casa doveva essere un posto molto importante, che loro amavano davvero tanto la loro casa, tanto addirittura, un particolare, da aver fotografato, aver preso la foto proprio tutto intorno allo stipite della porta, cosa che ho fatto anch'io naturalmente. A volte lo si fa anche accidentalmente per fare la foto in un certo modo, e anche se io poi ho avuto delle foto un po' diverse, però questo era un particolare molto insolito per quei tempi e per quelle persone. And I must say that because you know that people come in the house and take valuable stuff, I must say that when I entered this room, I thought, well, this is really the lamp that is hanging there. I was kind of wondered why the people who took the valuables didn't take that, actually. And the year afterwards, it was gone, also the table. So people were still coming in and grabbing stuff. When you came back later? Yeah, I went there every year. Yeah, okay. Yeah, so this is in 2010. Quindi le ruberie continuavano in questa casa, perché quando sono entrata in questa cucina ho visto quel lampadario e mi sono chiesta, ma perché mai i ladri non l'hanno portato via, perché mi sembrava una cosa di valore. E in realtà poi quando sono tornata più tardi negli anni ho visto che avevano rubato non solo la lampada, non solo il lampadario, ma anche il tavolo. Quindi le ruberie continuavano, erano continue. So this is in 2009 and this is in 2008. Quindi 2009-2010. Sì. And it's unbelievable. You see the floor is like a carpet of stuff that was thrown there. Sì, è veramente incredibile osservare come il pavimento sia come coperto da una coltre di documenti, di cose, di oggetti. Also here a photo without people, just from the interior. Anche qui un'altra fotografia dell'interno della casa senza persone. This is this is it now or. E poi ecco, così com'è adesso. Also same situation here. This is 2008. Stessa situazione 2008. And here you see that the mirror is gone. E ancora una volta è sparito un oggetto, in questo caso lo specchio. It's also the situation. Ecco la situazione prima e dopo. And you recognize the lady from the other pictures, the lady of the house. Anche la stessa signora che abbiamo visto nella foto precedente. Yeah, you see it's located beautifully. It's one of the highest houses of the village. È una delle case più alte del paese, infatti l'ubicazione è meravigliosa. Il panorama è splendido. So here are I've arranged the photos of the lady of the house, which was in most of the photos. Some had dates on it, but most didn't. So I kind of arranged them in a chronological order due to what I saw. E quindi ho preso le fotografie delle signore o della signora della casa, ho cercato di organizzarle in maniera cronologica, in ordine cronologico, anche se alcune non riportavano le date, quindi le ho sistemate più o meno in ordine cronologico secondo quello che vedevo. Let's see. how do I? Wait. I'll make a little sidestep because this lady really intrigued me. Of course, I only had the house and the images. There weren't any people I could ask some information. There were some neighbors living a few houses away, but they didn't really want to talk to me, or I couldn't really talk to them, or they. I don't know. There wasn't.
for them it's it was almost like they felt a bit ashamed, because they knew of course that the house was empty and there were people coming in and out, and they didn't was really like, oh, this is not my business. So I really couldn't really talk to people about who lived there and who was this who was the lady on the photos. But I was quite intrigued by her, so I wanted to come even closer. So then I found the closet with the clothing still hanging there, but the doors were opened by the thieves. And then you see what time does with things, just simple things like clothing. Because I took out some of the clothing, pieces of clothing. And you see here on the left, for instance, that the clothing is just hanging, by hanging for years and years and years. It starts sliding off the... I say the crutch, yeah. Also here, and I think that I of course I'm also not sure, but I think she made this clothing herself, or somebody made it for her. It was really handmade, you can see. So it's almost like a portrait of her also. Quindi che cosa ho fatto? Io davanti a me avevo soltanto la casa e le fotografie, non avevo informazioni, né avevo delle persone che potessero darmi delle informazioni su questa famiglia. Sì, sicuramente c'erano dei vicini, ma questi vicini non sembravano aver voglia di parlare, e tra l'altro erano distanti, qualche casa più in là. Del resto probabilmente erano un po', avevano un po' vergogna, perché loro stessi erano consapevoli del fatto che sapevano che la casa era abbandonata, sapevano che la casa era stata derubata, però non avevano nessunissima voglia di parlarmi, come a dire mi faccio i fatti miei e basta, non voglio raccontare nulla. E quindi io ho deciso di andare a fondo, e di andarci da sola. E un attimo, faccio una piccola deviazione prima di continuare, perché vorrei mostrarvi questo armadio molto particolare, tanto che gli abiti erano ancora appesi, sebbene gli sportelli dell'armadio fossero stati aperti dai ladri. E questa immagine per me era stata molto interessante, perché mi aveva fatto capire come il tempo agisce, cioè proprio il passaggio del tempo sugli abiti. Infatti, a furia di stare sulla gruccia, gli abiti poi si erano un po' deformati, vedete come sono allungati, avevano preso proprio la forma della gruccia stessa. E penso che questi abiti siano abiti fatti a mano, cioè sia stata proprio la padrona di casa a realizzarli. Quindi per me questi abiti sono una sorta di autoritratto che la signora stessa, che la signora ha lasciato di sé. So here a bit more of her. Qualche altra immagine di lei. And here is you. I what I really liked is that you see her. Of course, if you have two images of someone who's young and who's old, that's in itself. It's it's intriguing. And if you don't know who the person is and you want to really make a story out of it, it's even more intriguing. So these two, I really liked it. She was sitting on the same spot at the table, or more or less the same spot. So here she is on the left, and here. She is on the same, so always on the right side of the fake flowers, nicely arranged. Now we will make a really big jump to okay. The book we will discuss, I will talk about later on. But this is what you do if you really want to grab people and really point them to what you think is important. So here in the book, I did it like this, so to really focus on that flipping one page and flipping like 20, 30, 40 years, well 30 I guess. Quindi penso che sia interessante per chiunque avere due immagini della stessa persona a distanza di tanti anni, quindi una di quando questa persona è giovane e una di quando questa persona è anziana, ed è ancora più
intrigante per me, perché io volevo raccontare la mia storia. Ed infatti ho trovato queste due fotografie in cui la signora è più o meno nello stesso posto, però ha un'età diversa. Nella prima immagine la vediamo in bianco e nero, seduta sempre a destra, e poi dopo circa 30 anni probabilmente allo stesso tavolo con gli stessi fiori finti, sempre seduta sul lato destro. E quindi adesso facciamo un bel salto e vi mostro che cosa ho fatto. Questo è quello che si fa quando poi si vuole realizzare un progetto, quando si vuole come dire, attirare l'attenzione del lettore. E in questa maniera, sfogliando la pagina, ecco qui che facciamo un salto di 20-30 anni, prima e dopo. And then I found a lot of letters. At first I thought it was maybe too personal to investigate them, and I must say I didn't read the content of the letters, but it really helped me in finding new leads in my investigation. My friends called me Sherlock Holmes by that time. I found the letters, and of course what was the most simple thing is who they were addressed to and who they came from. That was kind of what I needed. I needed to know who were the people on the photos, so who lived there, and I needed to know where do these letters originate from. E quindi poi ho trovato delle lettere, per una sorta di discrezione, perché si trattava di cose personali, io non le ho lette, però queste lettere mi davano degli indizi che erano molto importanti per la mia indagine. Infatti i miei amici finirono con il chiamarmi Sherlock Holmes, perché cominciai proprio ad indagare. La cosa interessante di queste lettere è che mi dicevano a chi erano indirizzate e da dove provenivano, che era esattamente quello che io volevo sapere. Volevo sapere proprio i nomi e i luoghi delle persone alle quali la signora scriveva e dalle quali riceveva la posta. And so here was really simple. So this is Delia. She's called Delia. Delia Greco. This was the lady of the house. More or less at the same time, through the friends of mine who also lived in the region, I found a really old man, and he used to be a friend of the family. And he talked to her while I was in Holland, and he also talked about Delia. So by the time I was kind of sure who was the lady on the photos, well, this is Delia. And her husband is on the left. You saw him also in some other pictures, is Enzo. So we knew it's Enzo and Delia. And this is kind of a whole new story. You see here the address that it was sent from is from the USA, in Pennsauken, in New Jersey. And in these letters, and also sometimes on the floors, I found a lot of photos of two young children, later on young people, a boy and a girl. And this could have been in Calabria also, of course. But when I sorted out all the photos and all the letters, and I took the photos out of the letters, it was also not that complicated to find the storyline. And in this case, on the back side of the photo, it was always written who was on it and what was the date. So in this this photo, it said Libero, and now I have to really think. I think it was 1967 or 65, maybe. I don't know by head, but it's in the book. But so this is Libero, and now I will show you all the photos I found of him, like everyone, all of them, I mean, and in a chronological order. So you must think, this is why I tell this before you will see it, that this is the way that his aunt Delia saw him growing up, through these photos. So every month or every half a year or every year she would receive a letter with a photo, and this is how she knew him, through these images. Oh, sorry.
Quindi fu abbastanza semplice ricostruire un po' la storia di base di questa signora. Il suo nome era Delia Greco e grazie ad alcuni amici che abitavano nella regione, io poi trovai un anziano signore che conosceva la famiglia e che a sua volta conosceva Delia, quindi insomma riuscì a venire a capo di questa storia e capì che il nome della signora era proprio Delia Greco e che suo marito si chiamava Enzo, così come li avete visti nella foto precedente. E poi tra le foto sparse sul pavimento ed ecco apparire una storia, un'altra storia, una storia nella storia. Questa immagine di questo bambino, un'immagine che probabilmente sarà stata scattata sulle spiagge della Calabria, non sappiamo esattamente, la storia di un bambino. Queste fotografie venivano spesso allegate in delle lettere provenienti dagli Stati Uniti, da penso che nel New Jersey, e ho trovato le foto di questo bambino che cresceva negli anni, anzi non solo di questo bambino ma di due bambini, un maschietto ed una femminuccia. E quando ho cominciato a tirare fuori le fotografie da queste lettere è stato molto facile ricostruire la storia, perché dietro ogni fotografia c'era scritto il nome e c'era scritta la data. Quindi questa è la fotografia di Libero, non ricordo bene se è 1967 o 1965, comunque ci sono tantissime altre fotografie di Libero e io le ho ordinate sempre in ordine cronologico e questo è molto importante, perché in realtà la zia di Libero, che era la signora Delia Greco, ha potuto seguire la crescita di questo bambino attraverso queste immagini, attraverso queste fotografie. Queste foto che venivano mandate periodicamente, ogni 6 mesi, ogni anno, e quindi lei riceveva costantemente la letterina con la foto dentro e seguiva la crescita di suo nipote. Questo è il modo in cui ha seguito la crescita di suo nipote. Here you see the feet of the cats that lived in the house of Delia, still on the photo. Quelle sono le zampe dei gatti che hanno lasciato le orme sulla fotografia. And this is his sister, Valeria. E questa è la sorella di Libero, Valeria.